Allora, io sono qui perché stavo per andare alla festa della vigilia di Natale e alle 3:30 stavo uscendo di casa e da casa io abito a 4 km da qui, da Malagrotta, e ho visto un grandissimo fumo nero alzarsi, quindi mi sono poi iscritta con il Comitato Valle Galleria Libera del quale faccio parte e mi è stato detto di scendere a Malagrotta per andare a vedere se stava succedendo qualcosa a Malagrotta, perché qualcuno aveva sentito una specie di boato. E quindi appena arrivata, sono arrivata qui che erano le 3:35, 3:40, ho visto il TMB1 in fiamme e sinceramente lo sconforto è grandissimo, perché questa cosa è già successa 1 anno e mezzo fa e noi eravamo sicuri, e purtroppo invece non si deve essere sicuri di nulla in questo mondo, e che ci fossero delle norme di sicurezza, insomma, diciamo molto 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 forti qua dentro, cosa che invece non è stata, perché oggi 23 dicembre il TMB è di nuovo in fiamme e ragazzi non so più cosa dire. Qualcuno del comitato aveva già denunciato nei mesi scorsi malfunzionamenti e problematiche. No, noi non, ma anche perché da fuori noi non riusciamo a vedere assolutissimamente nulla, ci continuiamo a lamentare dei miasmi che spesso ci sono, sia di notte che di mattina presto, e mandiamo delle segnalazioni, abbiamo proprio fatto una specie di monitoraggio sul territorio, abbiamo anche installato come Comitato Valle Galleria Libera delle centraline qua con le quali stiamo controllando e monitorando l'area, però non avevamo assolutamente notato nulla, anche perché non lavoriamo all'interno di Malagrotta, Malagrotta è gestita da un commissario e ci auguriamo che venga gestita al meglio, cosa che invece purtroppo, visto il dramma bestiale che è successo oggi, non è così. Grazie.